ciao a tutti. Devo dire che vi ringrazio voi di avermi invitato anche quest'anno. E da allora, da quando ho iniziato questo lavoro culturale e di sensibilità sociale ai Casi Laghi, che io partecipo a questi eventi. Fui, andai allora a Corleone e ho vissuto questa stagione. E vi volevo dire che questo momento quest'anno, come sempre, è un momento speciale, perché in fondo è diventato l'occasione per rifarci un patto. E guardate con chi? I volontari, le forze dell'ordine, il vostro preside, più o meno padrone, non lo so ancora, gli insegnanti, i sindaci. È un patto sociale civile che ogni anno in questa occasione noi ci confermiamo, la voglia di cambiare, e devo dire che di cambiare le cose che non ci piacciono. Devo dire che qua, da noi, in Lombardia, nell'area milanese, questo è un impegno che ha ancora maggior valore, perché noi siamo più fortunati di altri, voi siete più fortunati di altri, i ragazzi che vivono nel sud del paese, che hanno oggi ancora meno opportunità che nel 2002, così come ricordava Marinoni, perché di fatto oggi la crisi fa sì che in quei posti non ci sia certezza di lavoro, di prospettiva di vita, di premio al merito di chi si impegna per cambiare le cose, studiando e impegnandosi anche per il futuro. E quindi da questo punto di vista credo che sia giusto che proprio qui ci sia questo patto civile tra di noi, di un impegno ad essere cittadini per bene. E devo dire un impegno che è particolarmente importante, perché va sempre ricordato. Mi viene in mente, mentre voi cantavate Bella Ciao, noi abbiamo celebrato il 70° della liberazione del nostro paese nell'aula della Camera, tutti i parlamentari presenti, non si è fatto l'inno nazionale, abbiamo tutti cantato in coro Bella Ciao, a simboleggiare che in quel momento, nel 1945, grazie alla liberazione e al sacrificio di moltissimi italiani e italiane, noi ci siamo conquistati finalmente la democrazia. Sono 70 anni. Sono pochi anni che di fatto in Italia tutti hanno pari diritto, ad esempio votando. Ricordo sempre che le donne non hanno votato per scegliere parlamentari fino al 1948, quindi tenete conto proprio ieri. E allora da questo punto di vista ricordo questo episodio, perché oggi combattere la mafia vuol dire pensare a uno Stato che è capace di essere unitario, unito e capace di essere solidale con chi ha di meno. Non si combatte la mafia se non riusciamo a risolvere il tema dell'occupazione, ma non si combatte la mafia anche se noi tutti non siamo più rispettosi delle regole. In fondo che cos'è la mafia? La mafia è l'idea di cavarsela da sola, è l'idea di fare una lobby di delinquenti che cerca di conquistare i mercati per salvaguardare un gruppo di delinquenti, per creare, tra virgolette, è stato detto, uno Stato nello Stato. E quindi una cosa da combattere, per la quale sono morti Borsellino, Falcone e tanti altri che sono morti per la nostra buona democrazia. E allora credo che da questo punto di vista oggi parlare di mafia con voi vuol dire capire come da cittadini italiani noi riusciamo ad essere capaci di applicare le leggi, perché un buon Parlamento, e io credo che oggi al di là di tutto ci sia un Parlamento buono, anche fortemente rinnovato, sono 440 su 615 deputati, tutti la prima legislatura, molti sotto i 45 anni, quindi un Parlamento un po' litigioso, ma che comunque sta facendo molte leggi importanti, ma quelle leggi non hanno valore se noi come cittadini, noi tutti, non andiamo ad applicarle, se noi non siamo capaci di essere più rispettosi di quello che è un patto fra tutti noi, e le leggi sono un patto fra tutti noi. Poi abbiamo fatto due leggi importanti, che sono le 416 ter, che finalmente ha di fatto individuato il modo di punire le persone che fanno uno scambio per i voti elettorali. Per la Lombardia abbiamo avuto un episodio brutto e gravissimo, ma anche adesso la legge anticorruzione, che di fatto dice molte cose importanti, ma due ve le voglio citare, perché è stato secondo me, ed è vergognoso, che un presidente di commissione cultura, non è cognome, Galan, può patteggiare rispetto alla corruzione e di fatto da questo punto di vista tornarsene a casa, quando una persona che ha un ruolo istituzionale di questa portata dovrebbe essere messo in galera. Oggi la legge dice che tu non puoi patteggiare se non restituisci tutti i soldi, e comunque prevede una pena, così come la legge che abbiamo approvato l'altro giorno dice che se viene scoperta una corruzione, l'impresa che ha corrotto
di fatto non può più partecipare a appalti pubblici e il dipendente pubblico viene di fatto, anche se ha una, se colpevole in maniera minimale, perde il posto di lavoro, ovviamente i politici giustamente vanno in galera, perché di fatto chi come noi si fa carico di rappresentare gli altri deve essere più trasparente e capace di rispettare le regole degli altri. Mi fermo, non mi voglio dilungare, perché devo dire che è quello che vi vorrei passare dire oggi. Guardate, stiamo facendo molte cose in Parlamento, molte cose so che le state contestando, non dico la parola con la scuola, ma la dico, però lo spirito che c'è dietro questa cosa è di aiutare questo Paese a diventare un Paese capace di valorizzare il merito, capace di valorizzare le persone che rispettano le regole, capace di dare a questo Paese, nella sua articolazione, pari condizioni e soprattutto, cosa che non ci riesce sempre molto bene e non ci è riuscito in particolar modo nel passato, guardare con più attenzione a voi, chiedendovi da questo punto di vista di diventare una società capace di mettere veramente in dare vita vera a quel paese per la quale anche Borsellino e Falcone sono morti. Grazie ragazzi, grazie per l'attenzione.